Proseguiamo. Allora, Cristina Passoni della società Etatech presenta laminazione controllata delle piene e riqualificazione ambientale del torrente Lura nei comuni di Bregnano e di Lomazzo in provincia di Como. Prego. Ecco. Cercherò di fare meno dei 12 minuti così. Dunque, rispetto a quello che abbiamo visto adesso, anche stamattina, torniamo in scala più piccola, quindi non sto parlando di tratti fluviali lunghissimi, ma limitati, non tantissimo, insomma, quello che siamo riusciti a quello che abbiamo potuto fare il meglio possibile. Questo solo per un inquadramento territoriale, siamo in Lombardia, in provincia di Como, siamo all'interno del parco dell'Ura, una zona quindi tutelata e con grande attenzione già da parte del parco, dei comuni e di regione. Il torrente Lura è un torrente da tempo monitorato sia a livello qualitativo, beh, anche tu hai fatto, mi sembra, Giancarlo, tu hai fatto l'IQM, mi sembra qualcosa, quindi è conosciuto. E questo da un certo punto di vista permette anche di avere dei valori base su cui fare poi dei confronti nei prossimi anni, oltre al fatto che questo intervento è soggetto a un piano di monitoraggio da parte di Enea. Non vedo niente. Questo è il territorio, quindi siamo in Lombardia, siamo in questa zona qua, questa è l'area prima dell'intervento. L'intervento di riqualificazione fluviale si inserisce all'interno di un intervento prettamente, diciamo, idraulico di laminazione delle piene, quindi necessità di laminare le piene nel bacino. In questo punto il bacino è naturale e anche abbastanza urbanizzato, ci sono dei contributi urbani significativi. Il Lura a livello di forma morfologico sembra naturale, ma in realtà è molto inciso ed è povero dal punto di vista ecologico. Noi abbiamo, questo che vedete è una foto abbastanza recente delle aree di laminazione così come sono state realizzate e sono quasi completate. L'area che ho evidenziato in giallo è quella soggetta a riqualificazione fluviale. Questo perché era in un tratto di torrente Lura compreso tra le due aree di laminazione che vedete qui realizzate, un'altra area di laminazione di competenza piedemontana non ancora realizzata che si trova sulla sponda sinistra idraulica. Quindi diciamo che è un intervento che si inserisce sicuramente all'interno degli obiettivi del contratto di fiume, degli obiettivi di riqualificazione generale del bacino, di aumento della biodiversità, eccetera, ma abbiamo colto un po' l'occasione. Avevamo un'area di torrente interclusa tra due aree di laminazione, ne abbiamo approfittato, ecco, per fare riqualificazione. L'ho girato solo per comodità, queste sono sempre le vasche, questa è sempre l'area dove abbiamo realizzato la riqualificazione fluviale, siamo riusciti a farlo in questo tratto. Abbiamo approfittato, diciamo, di questa ansa e di quest'altra ansa e del tratto compreso in questa lunghezza. Abbiamo fatto delle opere varie, nel senso non ci potevamo permettere di ampliare troppo il corso d'acqua o di lasciarlo divagare dappertutto. C'erano dei punti che dovevamo assolutamente vincolare, che sono quelli più vicini all'argine dell'area di laminazione. Stiamo parlando di un'area di laminazione che quando sarà piena avrà acqua fino a 2-3 metri rispetto al piano campagna. Questi sono gli interventi che abbiamo realizzato, quindi allargamento del corso d'acqua un po' ovunque, ma soprattutto in queste due anse, in modo da lasciarlo divagare. Interventi di protezione delle sponde in corrispondenza dei punti a ridosso degli argini, dove non possiamo permettere che il corso d'acqua eroda la sponda, e altri punti dove abbiamo cercato di comunque di ampliare la larghezza del corso d'acqua e di inserire degli interventi leggeri per limitare la divagazione, ma lasciare comunque il Lura libero di fare un po' quello che vuole a seconda delle portate che transitano, del trasporto solido che viene portato, a seconda del tipo di evento anche.
se l'evento è un evento lungo che interessa tutto il bacino, anche il bacino naturale, il trasporto solido è più significativo anche da monte. Quando sono eventi meteorici puntuali molto intensi, è prioritario il contributo dei bacini urbani, quindi l'acqua è povera di sedimenti e erode moltissimo. Magari poi l'acqua della piena, come è già successo, lascia giù, erode molto a monte e lascia giù un po' di ghiaia e semi di cose varie, tra cui meloni, angurie che abbiamo trovato nell'ansa quest'estate, in quest'ansa qua. Questa è un'indicazione, questi sono i pochi numeri che riporto così per dare un'indicazione di quello che abbiamo fatto. Siamo riusciti insomma ad ampliare l'alveo del torrente da una sezione che andava da 5-6 metri fino a 7-10 metri, a parte le due anse. Abbiamo creato delle lanche in questa zona e in questa zona. Abbiamo protetto dove non era necessario, dove potevamo permetterci insomma che la sponda potesse essere un po' più sensibile, semplicemente con la copertura diffusa con gli astoni, quindi una base di sistemazione con i massi e poi gli astoni di salice. Abbiamo messo dei pennelli, in questo punto abbiamo messo un pennello, questo perché non volevamo in realtà che venisse tagliato il meandro e quindi venisse accorciato e cambiata la dinamica fluviale in questo tratto. Abbiamo messo alcune soglie qui a Valle del Pennello e distribuite lungo la sezione in modo da far sì che l'acqua si ridistribuisse su tutta la sezione e ritrovasse, che non venisse convogliata in uno stretto talweg insomma troppo limitato. Abbiamo fatto gli interventi di parificata spondale abbastanza significativa sopra le scogliere nei punti, come vi dicevo, qui e su questo lato dove dobbiamo proteggere comunque l'alveo. Queste sono delle immagini, questo è l'arretramento della lanca, non so se voi riuscite a vedere, questo era prima, l'alveo era molto inciso, era 3-4 metri rispetto alla sponda, noi abbiamo arretrato la sponda, abbiamo aperto fino a qua mettendo un pennello in modo che il lura comunque in magra continua a tenere quel tracciato che aveva prima. Questo è la lanca che abbiamo arretrato, questo è il pennello, qui si vedono le sogliette, questo è un piccolo deflettore che abbiamo messo sulla sponda sinistra per evitare che andasse a rodere troppo dall'altra parte e la corrente fosse rimandata un pochino verso il centro dell'alveo. Questo è un deflettore, questa è un'altra piccola protezione con scogliera. Sull'altro lato, quando e se riusciranno a realizzare l'area di laminazione 3, andranno avanti con gli interventi di riqualificazione fluviale. Questa è una foto degli interventi realizzati. La riqualificazione fluviale è stata completata l'anno scorso, quindi abbiamo un anno diciamo di controllo, di verifica. Queste sono foto degli interventi. Gli astoni, la copertura diffusa di astoni, sono legati con i picchetti, hanno cacciato subito. Insomma, l'ambiente è stato favorevole all'attecchimento di quasi tutto. Questa è la lanca sud dove siamo riusciti a risagomare leggermente, non abbiamo potuto arretrare molto la sponda come avevamo intenzione di fare inizialmente, un po' perché i soldi comunque erano limitati e non sapevamo dove mettere quella terra e un po' perché in questa zona dove c'erano inizialmente dei boschetti di rubinie abbiamo trovato anche delle querce, quindi abbiamo lasciato il boschetto e abbiamo cercato di migliorare, quindi fate un intervento di miglioramento forestale. Queste sono altre immagini delle opere, quindi qua vedete per esempio due momenti alla realizzazione qui dopo qualche mese dell'allargamento, qui non si riesce a verificare, ad avere la sensibilità della dimensione, non sono certo gli interventi che abbiamo visto prima, però quello che siamo riusciti a fare insomma. Questo qui a destra, in basso a destra vedete la scogliera e la palificata spondale sopra, questo perché questo è l'argine di cui vi parlavo, qui non era neanche completato come quota, questa è semplicemente la pista di emergenze, di controllo della vasca. Queste sono delle altre foto, questa è l'argine che vi dicevo, questi sono interventi un po' più tosti dal punto di vista più da ingegnere, non so come li considerate. Comunque sono degli interventi che le scogliere, che magari possono non piacere, possono non essere qualificazione fluviale, sono o non essere considerate come tecniche di ingegneria naturalistica, sono quello che
comunque ci serviva in quel punto, perché non potevamo permetterci che erodesse. Ma guarda, questo è una... sono due immagini della parte di valle visto dal manufatto di regolazione dell'area di laminazione. Questa è un'asse, il torrente Lura fa questo giro, poi gira di qua e se ne va verso valle. Questo è il boschetto di cui parlavo prima. Qui prima non si vedeva nulla, non si vedeva l'acqua. Abbiamo aperto, abbiamo addolcito la sponda, abbiamo allargato un po', abbiamo sistemato appena la sponda, e quindi il Lura, diciamo che adesso si prende un po' più di spazio. È aumentata anche la tipologia di vegetazione ripariale, prima c'erano solo le robinie, adesso no, e andremo avanti con il monitoraggio a vedere anche l'efficacia o i difetti anche che questi interventi possono avere di per sé come interventi su quel territorio, anche in funzione di quello che saranno, poi sarà l'evoluzione. Il Lura è monitorato, quindi ogni volta che piove abbiamo i livelli, abbiamo le piogge, ci servono per monitorare il funzionamento delle aree di laminazione, ma ci servono anche per vedere poi che cosa succede all'interno di quest'area di riqualificazione fluviale. Ho finito, grazie. Grazie per essere rimasta strettamente nei tempi. C'è qualche domanda? Prego, Giuliano Trentini, devo chiederti come sai. Senti Cristina, sicuramente è un lavoro notevole che ovviamente è molto condizionato dal spazio ristretto in cui siete intervenuti. Allora io mi domando, secondo te non c'era, chiaramente nelle fasi precedenti di progettazione, fin dal preliminare, possibilità di disegnare diversamente questa vasca e la futura vasca al fine di magari perdendo o non perdendo quote di volumi, o comunque perdendo quote di volumi marginali rispetto all'efficacia della vasca, e dare, definire un corridoio più ampio, in modo tale che a quel punto l'intervento di qualificazione sarebbe dovuto essere meno e pesantemente rigido, perché chiaramente in quella condizione non puoi fare altro che così, ma se uno parte avendo un argine leggermente più arretrato e qualche cosa, uno riesce a fare un intervento molto meno pesante sull'alveo, sì, e molto meno rigido. No, nel senso che sono state valutate tantissime possibilità. Come vi dicevo, il torrente Lura è monitorato da tanto tempo e già nel 94 era stata definita quella zona di Lura, di bacino dell'Lura, quella zona lì, come area di possibile laminazione delle piene all'interno del bacino. Da lì in poi, dal 2004 in poi sono stati fatti degli studi che hanno cercato di capire l'efficacia di vasche di laminazione concentrate fuori alveo, in alveo, diffuse in destra e in sinistra, in modo da trovare la configurazione che fosse il più possibile efficace come riduzione delle portate e come impatto ambientale e paesaggistico. Questa è quella che è stata definita, che è stata trovata come configurazione migliore per limitare l'impatto sul territorio anche dal punto di vista paesaggistico, limitare il bilancio scavi volumi, quindi limitare i costi, perché anche quello è un aspetto molto significativo. Le aree di laminazione così come sono, cioè bilancio scavi riporti, quindi creazione di argini e di una sagomatura della sponda della colmata, è stato fatto in modo da evitare di portare via terra. Noi stiamo parlando di 180.000 metri cubi di vasca, anzi 180 per 160, e sono stati realizzati con, appunto, minimizzando questi interventi. Il costo di questi interventi di riqualificazione è intorno ai 200.000 euro, quello di progetto. È stato fatto uno sconto del 30%, sono stati realizzati comunque. È limitato anche dal fatto che le aree erano già state espropriate per le aree di laminazione, quindi non c'era possibilità di fare altrimenti. È stato pensato, ma non c'è stata la possibilità. Grazie. Quindi è un piccolo intervento. C'è ancora tempo per un'altra domanda, purché sintetica. Niente? Bene. Allora, grazie Cristina per essere stata molto precisa con i tempi.